la mia pausa pranzo perfetta è cercare di, nel poco tempo della pausa pranzo, di riuscire ad allenare sia braccia che gambe e possibilmente di poterlo fare in natura. Faccio la salita del giro del Ring of Fire perché è vicino, innanzitutto, perché mi ricorda gli amici Pierpaolo e Francesco, e poi perché è stupendo, perché comprende in un breve percorso tantissime possibilità, sia per le braccia, appunto, per l'equilibrio, per le gambe, per la discesa, è veramente, veramente completo. E il Ring of Fire è un giro di poco più di 2 chilometri che comprende la salita di Via Marina, che è una traccia alpinistica facile tracciata qualche tempo fa dalle persone del luogo, e il rientro per concludere l'anello del sentiero numero 15. Il Ring of Fire è un concentrato di emozioni. Le più importanti sono l'emozione, se non so, anche se non so se è un'emozione, quella della fatica, che è veramente, veramente alta. Ma soprattutto su Via Marina il cuore mi sale come in pochissimi altri percorsi. E la concentrazione che ho nella discesa per non precipitare, perché è veramente, veramente pendente, è proprio quella della concentrazione. L'unico momento di riposo è appunto il traverso di collegamento sul sentiero numero 1 che collega Via Marina con la discesa del numero 15, che mi consente di rifiatare. Quando scendo ho poco da pensare perché devo stare concentrato, perché è forse più impegnativa la discesa se la voglio fare in un tempo veloce, e quindi devo stare attento, semplicemente guardare molto avanti, 2-3 metri davanti ai miei piedi. Mi affido al Garmin Forerunner 745 per monitorare la mia attività in generale e in particolare quella della pausa pranzo, nello specifico per il Ring of Fire, che è la mia pausa pranzo preferita. Sono Massimo Zuin, Category Manager di Sportland. Mi occupo di acquisti e di definire l'assortimento dei negozi Sportland per il mondo dell'outdoor. La mia scelta è caduta sul Forerunner 745 perché è probabilmente l'attrezzo più completo e più adatto per la mia attività, multisport in generale, nello specifico del trail running e anche qualche sessione di nuoto e di MTB. Ognuno di noi, nei pressi del proprio posto di lavoro, ha l'opportunità di fare una pausa pranzo produttiva dal punto di vista sportivo. La mia è appunto il Ring of Fire, che è anche un segmento Strava, può essere monitorato e mi stimola molto.